Enrico Berti, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto qui nel Posto delle Parole, Enrico Berti, ospite al Festival Filosofia di Modena. Enrico Berti è professore emerito di storia della filosofia all'Università di Padova. La sua ricerca si è concentrata su Aristotele, la storia dell'aristotelismo fino alla riabilitazione novecentesca della filosofia pratica, con un'attenzione particolare all'analisi del rapporto tra metafisica, etica e politica. Enrico Berti a Modena partirà dall'analisi di un testo di Aristotele, la politica di Aristotele, per farci capire in controluce il senso anche di quelle parole che arrivano da così lontano per darci anche luce ai giorni nostri. Ecco, Enrico Berti, lei come si è avvicinato nel corso della sua attività di studio alla filosofia di Aristotele, su cui tanto ha lavorato e studiato? Ma io ho cominciato ad occuparmene sin dal tempo in cui preparavo la tesi di laurea. In realtà volevo fare una tesi sulla filosofia contemporanea, ma poi il mio maestro mi consigliò di leggere Aristotele e gliene sono ancora grato, perché attraverso la lettura di Aristotele credo di avere capito molte cose che riguardano anche la filosofia contemporanea. Quindi è una vita che mi occupo di Aristotele, credo che siano circa 60 anni. Sono 60 anni di compagnia di Aristotele. In tutti questi anni, come è cambiato il senso della parola, il senso del pensiero aristotelico, Enrico Berti? Beh, è cambiato radicalmente, perché quando ho cominciato io ad occuparmene sembrava che si trattasse di un pensatore del tutto fuori moda, del tutto superato, come mi dicevano i miei colleghi studenti, mentre negli ultimi 30 anni è stato riscoperto ed è diventato uno degli interlocutori fondamentali del dibattito filosofico contemporaneo. La cosiddetta riabilitazione o rinascita, come io preferisco dire, della filosofia pratica, che ha caratterizzato la filosofia europea e poi anche nordamericana della fine del Novecento e degli inizi di questo secolo, è in gran parte di ispirazione aristotelica. Enrico Berti, io vorrei fermarla perché per far comprendere ai nostri ascoltatori e a me stesso, ovviamente, in che cosa consiste la filosofia pratica? Beh, la filosofia pratica è una forma di razionalità, cioè di ragionamento, di argomentazione basato sulla ragione umana, non su fedi religiose o politiche, che ha per oggetto il comportamento, il bene e il male, i valori. Il ritorno alla filosofia pratica è nato alla fine del Novecento, quando ci si è resi conto che le scienze, la psicologia, la sociologia, l'antropologia, in cui si credeva di trovare la soluzione dei problemi contemporanei, non erano in grado di fornire alcuna soluzione, perché le scienze, come disse Max Weber, non sono valutative, sono descrittive. Ed ecco allora il bisogno di una forma di razionalità diversa dalla scienza, ma che fosse autentica razionalità, che indicasse, che fornisse indicazioni pratiche, che orientasse l'azione, che indicasse il bene e il male, il giusto e l'ingiusto. E questa è appunto la filosofia pratica. Dalla filosofia pratica ritorniamo, Enrico Berti, a ridisegnare, per così dire, il ritratto di Aristotele, perché spesse volte con i grandi del passato viviamo in luoghi comuni e nei luoghi comuni restiamo. Aristotele, considerato forse, se lo dice lei, sicuramente ha un valore più grande rispetto a quello che dico io, uno dei più grandi pensatori dell'umanità, no? Perché ha influenzato e continua a influenzare. Ecco, già la vita stessa di Aristotele, già la vita stessa racconta molto di quello che è stata la sua parabola di vita e di pensiero. Beh, anzitutto perché ha avuto la fortuna di poter frequentare per ben 20 anni
l'Accademia di Platone, quindi ha avuto come maestro il più grande filosofo di tutti i tempi. Poi ha avuto l'occasione di essere il precettore di Alessandro Magno e quindi di venire a contatto con le grandi vicende storiche e politiche del suo tempo. E infine ha fondato una sua scuola che è in un certo senso il modello delle moderne università, perché comprendeva tutte le discipline, la fisica, l'etica, la politica, la retorica, la poetica, la metafisica. E questo è un pensatore del tutto unico nella storia del mondo. Pensatore unico che ha necessità di essere in ogni modo contemporaneizzato, senza nulla togliere al valore originale della parola. Ecco, l'incontro che lei avrà al Festival Filosofia sarà proprio quello di mettere di fronte al pubblico contemporaneo quella parola, quel pensiero di Aristotele che arriva da molto molto lontano. Ecco, quando lei, Enrico Berti, racconta al pubblico il pensiero di Aristotele, ecco, come vede lo sguardo del pubblico? Com'è la risposta in merito a questo grande mito del pensiero filosofico, ma soprattutto del suo pensiero alla luce di questo nostro pensiero contemporaneo? Ma tutte le volte in cui mi è capitato di esporre il pensiero di Aristotele sia agli studenti delle università sia a un pubblico più vasto in occasioni come questa del Festival di Filosofia, ho visto che il pubblico, gli ascoltatori restavano affascinati, scoprivano qualche cosa di cui non sospettavano l'esistenza e provavano un interesse profondo. Prova ne sia la diffusione che oggi ha nella letteratura e in genere nella cultura contemporanea il dibattito sui temi sollevati da Aristotele. Nel Festival di Modena e in particolare a Sassuolo parlerò della politica e già il titolo di questo trattato di Aristotele rivela la sua attualità, perché è la parola che continuiamo a usare sempre tutti quando parliamo di queste cose. E il senso della parola politica, che spesse volte noi diciamo anche senza capire il senso, l'etimologia, la politica come gestione della società, gestione della città, della cosiddetta cosa pubblica. Ecco, così tanto ha lavorato il pensiero di Aristotele per farci arrivare anche oggi l'attualità di questo suo testo, e credo che la necessità di riprendere in mano la politica di Aristotele sia necessaria, non tanto per essere così capaci di distinguere il bene dal male, se vogliamo, ma di entrare in esperienza con ciò che è bene, ciò che è male, e soprattutto con un pensiero critico. Beh, la politica è importante anzitutto perché ci propone, ci presenta l'idea stessa di polis. Io preferisco non tradurre questo termine, perché non è lo Stato che è creazione moderna e che è cosa ben diversa dalla polis, e non direi che sia appropriata nemmeno la traduzione di città, perché la città oggi è una realtà ben più circoscritta e determinata. La polis è la società perfetta, secondo Aristotele, che comprende in sé tutte le altre, perché è caratterizzata dall'autosufficienza e, a differenza dalle altre società come la famiglia, è una società che ha come fine il vivere bene, cioè la felicità dei cittadini. È una società, come egli l'ha definita, di liberi ed uguali. La società del vivere bene, libero e uguali è un senso teorico tendente al pratico. Secondo lei, Enrico Berti, oggi chi si occupa di politica, che necessità ha di prendere in mano questo libro? Beh, questo libro secondo me aiuta a riscoprire il senso autentico della polis come l'insieme
delle persone, dei cittadini che collaborano alla realizzazione di un fine comune. Come diceva Aristotele, la polis è fondata sull'amicizia, amicizia intesa non come sentimento che lega singole persone, ma come concordia, come collaborazione generale alla realizzazione del bene comune. Benché il tema del Festival di Modena sia l'agonismo, direi che l'idea aristotelica di polis è esattamente l'opposto dell'agonismo, cioè è proprio il richiamo alla necessità della concordia, dell'amicizia, della collaborazione, anche se al suo interno si apre lo spazio all'agonismo, a quella forma di agonismo che era l'antica dialettica, cioè la discussione, la contrapposizione tra opinioni diverse, quello che oggi chiamiamo il pluralismo. Ma l'osservazione che le facevo poco fa, Enrico Berti, a proposito dei nostri responsabili delle istituzioni nei confronti del libro di Aristotele Politica, era un'osservazione fatta a metà, perché se è vero, come è vero, che i politici dovrebbero prendere in mano questo libro, anche tutti noi, perché Aristotele parla dei cittadini, parla delle persone comuni, del buon cittadino che deve avere certe virtù, deve saper comandare, ma nello stesso tempo deve anche sapere e dover obbedire, no? E quindi certo, c'è un senso etico anche dello stare dentro la società, e c'è un senso relazionale molto forte. Certamente, ma per Aristotele etica e politica sono due parti della stessa scienza, quindi la riscoperta della politica è anche riscoperta del valore etico della politica. Dicevo prima che il fine è appunto il bene comune e che la virtù del cittadino consiste nella sua capacità di collaborare al fine comune. Ma vorrei dire ancora una parola sull'etica, sullo spazio politico come spazio per la dialettica, perché una grande filosofa del Novecento, Hannah Arendt, ha visto proprio nella politica di Aristotele l'ideale di quella che ella chiamava la vita attiva, la vita pratica, la prassi politica, che è essenzialmente prassi di discussione, prassi di dialettica, quindi di confronto basato sul logos. Non è produzione di beni, non è razionalità strumentale in vista dell'acquisizione di risultati, è proprio libero confronto di opinioni in cui si manifesta il logos che caratterizza l'uomo tra tutti gli animali. Per questo Aristotele dice che in virtù del logos l'uomo è per natura animale politico. Animale politico. In questi giorni ho ripreso per l'appunto in mano, dopo tanto tempo, questo libro di Aristotele, e proprio ieri sera, sfogliando il libro, poi dopo sono stato partecipe, spettatore di una trasmissione televisiva. Ecco, le parole che abbiamo sentito poco fa di Enrico Berti relative alla dialettica, no, al confronto, ecco, io le ho trovate veramente al di fuori di ogni cittadinanza rispetto a quello che diceva Aristotele. Non c'è più una dialettica, un confronto, ma c'è un'esposizione del proprio pensiero, possibilmente ad alta voce, senza ascoltare il pensiero degli altri, per cui viene a mancare proprio il senso dell'esistenza di un logos, di una dialettica, se vogliamo dire in parole molto semplici, il senso di un confronto razionale. Sì, sono d'accordo con lei, anch'io assistendo ai cosiddetti talk show che da alcuni anni ci propina la televisione, provo questa impressione che non sia una autentica dialettica, ma sia una serie di proclamazioni o di dichiarazioni, spesso purtroppo anche di insulti, che non stabiliscono nessun contatto tra gli interlocutori. Ma direi che di queste prestazioni
il pubblico giudica, perché si giudicano da sé. Chi non ha argomenti, chi non riesce a replicare alle obiezioni, chi non riesce a far valere le proprie ragioni, si limita appunto a proclamare la sua opinione senza tenere conto di quelle degli altri. Dalla politica di Aristotele esce anche molto forte una parola che abbiamo già sentito da Enrico Berti, cioè la parola felicità. Ecco, qui è un'altra parola su cui ci possono essere dei fraintendimenti proprio a proposito del pensiero di Aristotele, no? La felicità che necessariamente coincide con la vita virtuosa. E qui un'altra parola che ha necessità di essere chiarita. In che modo la virtù è a stretto contatto con la felicità oggi? Ma sa, noi per virtù, noi abbiamo una concezione moralistica della virtù che non era quella degli antichi. Virtù significa eccellenza, significa perfezione. Quindi una vita virtuosa è una vita ben riuscita, una vita della quale alla fine una persona, un essere umano, può dichiararsi soddisfatto. Questa in fondo era la felicità per Aristotele, non era lo stato d'animo di un momento, non era l'attimo fuggente di cui ci parla Faust, ma era un'intera vita vissuta bene, nella piena realizzazione dei propri fini, dei propri ideali, e la polis è appunto l'istituzione che si propone questo fine, di consentire a tutti i suoi membri, a tutti i cittadini, di condurre una vita buona, cioè una vita pienamente riuscita, una felicità intesa in questo senso. Enrico Berti, io mi scuso per la domanda a proposito della politica di Aristotele, lei che da così tanti anni frequenta il pensiero aristotelico. Lo so che è una domanda banale, stupida, abbia la compiacenza veramente di fermarmi laddove la trovasse tale. Ecco, Aristotele considerava, a proposito dell'educazione, anche importante la ginnastica, la scrittura, il disegno e la musica, a proposito proprio di una vita virtuosa, alla perfezione, per raffinare l'anima. Ecco, in che modo oggi, per esempio, il tema della ginnastica lo viviamo in senso aristotelico? Beh, la ginnastica purtroppo non ha più nella formazione dell'uomo l'importanza che aveva non solo in Aristotele, ma negli antichi. E invece questo valore andrebbe riscoperto. Forse oggi una qualche consapevolezza di questo valore si raggiunge nello sport, la pratica dello sport, che oggi viene raccomandata a tutti, anche per motivi di carattere igienico, di carattere sanitario. La pratica dello sport, quando è condotta lealmente, secondo le regole del gioco, con un sano agonismo che non implichi truffa, che non implichi prevaricazioni, è altamente formativa e espressione della personalità umana, del valore dell'uomo. Io credo che lo sport oggi abbia questo valore. Per Aristotele la ginnastica era il momento fondamentale dell'educazione dei giovani, in quanto l'armonia di anima e corpo è la condizione migliore che l'uomo può desiderare. Enrico Berti, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ma ho ripreso in mano un libro di Martha Nussbaum, Coltivare l'umanità. Martha Nussbaum, come sappiamo, è una filosofa americana di orientamento aristotelico che ha saputo riscoprire e valorizzare il pensiero politico e morale di Aristotele. Ed è sicuramente una lettura importante quella di Martha Nussbaum, perché ci rende sempre di più contemporaneo anche il pensiero stesso, come diceva poco fa Enrico Berti, il pensiero aristotelico. Grazie ancora del tempo che ci ha dedicato. Ricordiamo Festival Filosofia venerdì prossimo, Enrico Berti con la politica di Aristotele, ospite per l'appunto al Festival Filosofia. Grazie ancora, professore.
Prego, prego, buongiorno. Buongiorno.